Facile ricorrere agli usurai e
perché da noi la stessa banca chiede a Reggio Calabria l'8% di interessi, a Brescia chiede il 4% di interessi. Per tornare all'indagine, agli arresti di questa notte, sono soggetti che orbitano nella famiglia Cordì di Locri, sostanzialmente possiamo dire che queste indagini sono figlie e nipoti dell'operazione Primavera, nel senso che partendo da quell'indagine base dove è stato possibile dimostrare l'esistenza dell'associazione di cristiano mafioso e allora abbiamo arrestato e indagato i padri, ora i padri sono morti, hanno regnato finora i figli, quindi tipo Cordì Salvatore del 73, Giorgio Antonio, Giorgio Attilio, Lucia Ferruvido, Gigi Salvatore. Si tratta, diciamo, della seconda generazione dell'andrangheta della famiglia Cordì. E nel caso concreto, nel caso di specie di ieri, sono stati arrestati quindi Lucia Cosimo, Maiorana Francesco, Zucco Gerardo, l'imprenditore Danilo Antonio, il fratello e il fratello Francesco e il modalfo di Fabio. Penso che i nomi, le cose è meglio che i carabinieri non dicono nulla. No, grazie Paolo, soltanto sottolineare ancora una volta l'impegno delle articolazioni del comando provinciale nel contrasto all'andrangheta, in questo caso alle sue espressioni, una delle più odiose come la pratica dell'usura e anche all'aggressione ai beni, perché stamattina oltre all'esecuzione delle misure cautelari sono stati eseguiti anche dei decreti di sequestro preventivo di beni, in particolar modo sono stati sequestrati beni aziendali e autovetture ad una società che gestisce appunto il commercio dei veicoli, e tra gli autoveicoli sequestrati sono anche una Ferrari F360 Modena e una Cadillac modello limousine utilizzata per le cerimonie. Abbiamo visto che l'impegno qui è dell'articolazione territoriale, io lascio la parola anche ai colleghi del gruppo di Locri che si sono impegnati direttamente nell'attività di indagine. Anche se d'accordo, dopo le parole proprio al comandante del comandante numero investigativo che ha curato proprio completamente l'indagine. Sì. Come già è stato ampiamente anticipato sia dal procuratore che dal dottor Gratteri, l'attività prende le mosse dagli esiti dell'indagine Sharpe. I reati contestati agli indagati oggi arrestati vanno dall'associazione di mafioso, quindi il 416 bis, al reato di usura, grazie alle dichiarazioni rese dalle vittime che con pazienza, guadagnando la credibilità, appunto, le cioè controversie sono state assunte alle informazioni, sono stati accertati i casi di usura fino al 55%. Un'altra ipotesi di reato contestata è quella della frode all'esecuzione di appalti, in particolare per quello che riguarda la costruzione di una scuola a Locri, un appalto di centinaia di migliaia di euro in cui si è potuto accertare come i lavori siano stati realizzati in maniera difforme dalla previsione dell'appalto, chiaramente con un guadagno riconoscibile direttamente agli interessi della Cosca. E l'aspetto, infine l'aspetto che è già preso dal comandante provinciale è quello dell'aggressione al patrimonio, perché un'attività di indagine che non punti, che non miri a riappropriarsi del profitto economico illecitamente, ingiustamente guadagnato dai soggetti, dai mafiosi, è un'indagine monca, zoppa, invece l'obiettivo deve essere, come più volte anche il procuratore ci ha voluto sottolineare e ribadire, tornare in possesso, entrare in possesso di quei beni, di quei patrimoni che l'andrangheta sottrae alla realtà comune, alla gente comune, alla gente per bene. Quindi è stato accertato come uno degli arrestati, in particolare il modalfo di Fabio, sia risultato un intestatario fittizio di una serie di beni riconducibili a una società di noleggio e compravendita da lui usati.
in nome e per conto di Pastella, quindi di uno dei principali soggetti indagati per usura e arrestato durante l'operazione Sharks, e questo ha portato al sequestro preventivo di tuttora in atto, perché l'esercizio commerciale ha due sedi operative, una su Roma e su Porto Salvo, di diversi autoveicoli e quindi di un patrimonio stimato per diverse centinaia di migliaia di euro. Siamo stati esauriti. Allora, ringraziamo tutti, ci vediamo alla prossima occasione. Tutto bene, ma i nomi solitamente li sceglie la polizia giudiziaria. Io vi posso dire che è importante questa indagine, perché da questa tipologia di indagine, nel momento in cui si riesce a convincere delle parti offese, degli usurati a parlare, da qui si misura il grado di credibilità della polizia giudiziaria e della magistratura nei confronti della collettività. Il 55% di usura è un po' troppo lì? No, è medio, come usura gestita dalla 'ndrangheta non è molto alto, perché noi abbiamo fatto indagini dove c'era anche l'usura al 300%. Ma per quel territorio? Per quel territorio è abbastanza. Dicevo, l'usura è un reato relativamente giovane per quella che è la dinamica e la politica criminale della 'ndrangheta, non ha più di 25 anni l'attività di usura da parte della 'ndrangheta, perché era ritenuto un reato disonorevole, cioè approfittare dei bisogni della gente. Poi si è capito invece che è un reato che serve, il modo più facile per fare riciclaggio, e quindi la 'ndrangheta è addentro alla grande, e ritengo che in alcuni paesi, aree come ad esempio la Locride o come ad esempio Vibo Valentia, sia la seconda attività della 'ndrangheta dopo l'usura, dopo il traffico di cocaina. Lei ha sottolineato l'importanza della collaborazione con le vittime dell'usura, soprattutto la riconquista della credibilità da parte dello Stato. Sì, ma non è che dobbiamo generalizzare molto questo, allargare molto. In questa circostanza abbiamo visto che la gente ha creduto in noi, e quindi dobbiamo stare attenti a coltivare questo rapporto di fiducia e di credibilità con la gente. Rapporto di fiducia e di credibilità che non nasce dall'oggi a domani, ma che richiede tempo, pazienza e anni. In questo caso hanno svolto un ruolo fondamentale le dichiarazioni delle vittime. Ma in altre situazioni un ruolo fondamentale viene svolto dalle intercettazioni. Sì, è un discorso che ripetiamo sempre ormai in ogni intervista, fate questa domanda. Oggi è una giornata particolare. La risposta è sempre quella, conoscete bene la mia posizione abbastanza dura nei confronti di queste modifiche normative, perché quello che dico è il risultato di 25 milioni di lavoro. Un'importanza ancora una volta è l'aggressione dei patrimoni mafiosi, il sequestro preventivo di Dai. Sì, diciamo che da questo punto di vista la procura di Reggio Calabria è stata un'accelerazione, è stato un forte miglioramento nel curare ad ogni indagine il sequestro dei beni. Questa è una cosa molto importante, bella e positiva, che aiuta a nel recupero di credibilità. Basta.